We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Amici, benvenuti in diretta a Chiacchiere e Caffè, il vostro salottino di Telechiara, che oggi vi vuole proporre una puntata molto utile, secondo me, perché parliamo di gas e di come gestirlo in totale sicurezza nelle nostre case, ma non solo, perché il gas può essere un amico, ma ci vuole molta attenzione. Allora, ho qui con me, come ospite, che è venuto, come dico sempre, a bere il caffè da noi, l'ingegner Giuseppe Lo Moro, comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo, già comandante di Belluno e Piacenza. Benvenuto Giuseppe, ci diamo grazie, del tu. Sì. È una puntata molto ritmata perché avete portato un sacco di micro video, piccoli video, come una sorta di vademecum per spiegare come gestire al meglio il gas in totale sicurezza. Allora, ho qui anche un opuscolo che si chiama Sicuro Gas, un progetto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Informazioni di sicurezza e antincendio per gli utenti di gas naturale e GPL. Quindi ci appoggiamo un po' a queste informazioni che sono scaricabili nella totale interezza, l'opuscolo è scaricabile dal sito, diciamolo, dei Vigili, sì, del Fuoco. Il sito è quello di vigilfuoco.it, è il sito nazionale, è un sito estremamente semplice da utilizzare, che dà sia informazioni di servizio ma anche informazioni all'utenza, che è il nostro referente principale. Il nostro referente come Vigili del Fuoco sono i cittadini. Infatti, diciamo, Giuseppe, mi dicevi prima che più del doppio degli incidenti avviene nelle case, non nei posti di lavoro. Sì, per le persone. Ecco, è un vediamo. Fatto particolarmente disconosciuto che... questo è l'opuscolo. Sì, sì, è l'opuscolo che noi abbiamo inserito nel sito vigilfuoco.it, è molto semplice da trovare, basta entrare nel sito e andare nella parte delle informazioni del cittadino. Ecco, ed è leggo, facilmente scaricabile. Esatto, la didascalia, lo scopo di questa pubblicazione è fornire agli utenti di gas combustibili, ovvero gas naturale e GPL, informazioni utili per il loro impiego in sicurezza. Nell'opuscolo sono riportate informazioni di carattere generale relative ad avvertenze specifiche per le diverse tipologie di utilizzo, che comunque non devono essere intese come sostitutive dei testi legislativi e normativi ufficiali, cui ogni utente deve attenersi scrupolosamente ed integralmente. Sì. Allora, entriamo nel vivo della puntata. Io chiedo subito alla regia di mandare in onda il primo micro video, così iniziamo la serie dei video e poi li commentiamo con Giuseppe Lo Moro. Sicuro Gas. Dai, vai, vai. Non uscire, no. Capito? Ma che è tutta questa roba aperta? Poi dici che uno si prende il raffreddore, per forza, la corrente. Questi sono nuovi, ecco, bene, tenuta stagna, ecco qua, chiusura a rete, benissimo. Ma nemmeno un filino, dai. No! Da fare una cosa importantissima. Dettaglio sì, ma fondamentale. Il tempo va veloce, specialmente se a scandirlo è l'ossido di carbonio generato dal troppo amore. Ore 13, sonno profondo. Ore 14, la quantità di ossigeno nella stanza inizia a diminuire. Ore 15, la combustione imperfetta crea ossido di carbonio, velenosissimo. Ore 16, comincia la scarsa ossigenazione dei tessuti del corpo. Ore 17, perdita del senso del tempo e dello spazio, forte mal di testa. Se la stanza è sigillata e il termostato della stufa non stacca, arriva la morte per anossia. Amore! Sono qua! Amore mio, come stai? Insomma. È andata con Dora? Ha cercato di farmi fuori. Ore 15, la combustione imperfetta crea ossido di carbonio. Velenosissimo. Sì, certo, se la signora fosse rimasta a letto. Che caldo. Ma non si respira più qua dentro.
Dora, Dora. Troppo amore può uccidere. Sempre moglie di vigile del fuoco sono. Ecco, abbiamo visto questo primo video, tra l'altro molto simpatico, uno spaccato di vita quotidiana, perché proprio, dicevamo, nella vita quotidiana che bisogna prestare tantissima attenzione, soprattutto nelle nostre case. Allora, Giuseppe Lo Moro, ridico il nome perché sì, si è collegato ora, comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo, già comandante di Belluno e Piacenza. Cos'è il monossido di carbonio e come si sviluppa? Il monossido di carbonio è un gas molto insidioso. È un gas che si sviluppa nel momento in cui noi abbiamo una combustione incompleta in carenza di ossigeno. E quindi, essendo molto insidioso perché è incolore, in sapore, in odore, le persone lo subiscono passivamente senza subiscono. Poi ha effetti gravissimi di tossicità sulle persone, irreversibili. Quindi è qualcosa da prevenire in maniera anticipata, perché porta anche alla morte. Quindi davvero allerta, attenzione. Proprio è un killer subdolo. Cosa che bisogna controllare? In questi casi, per quanto riguarda gli impianti, noi abbiamo capito che stare a caldo è una necessità. Bisogna mettere degli impianti che devono essere necessariamente rispondenti alle normative in vigore. Però questo non basta, devono essere messi e installati da persone competenti, e il punto chiave e il punto fondamentale è la regolare manutenzione nel corso degli anni, perché un impianto che non viene controllato nel corso degli anni perde le sue caratteristiche di sicurezza e quindi si usura, si danneggia, invecchia, è una macchina e quindi può provocare queste emissioni. Teniamo presente che non solo sulle caldaie, scalda acqua, ma anche sulle cucine può esserci questo tipo di problema. E quindi i fornelli che sono alimentati con svariati tipi di gas. Ma chi deve fare la manutenzione, ingegnere? Necessariamente personale qualificato che è iscritto in appositi elenchi e che, una volta effettuata la manutenzione, rilascia delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione. Quindi evitare il fai da te. Il fai da te assolutamente pericolosissimo. È pericolosissimo e non deve essere assolutamente fatto. Ecco, lanciamo questo messaggio e guardiamoci subito il secondo video, perché ce ne sono tantissimi e li vediamo a ruota. Vai col secondo video. Sicuro gas. Tommasino, svegliati che è tardi, sono le 9, su! Ho detto svegliati che c'è da fare in casa, sosata! Io se non mi porti la zuppa di latte non mi soso, che qui dentro fa freddo freddo! E lo sai perché fa freddo freddo? Perché la caldaia, se tu non la aggiusti, non funziona! Mamma, la zuppa e latte! Senti, belle mamma, quando la caldaia a gas si rompe, che si fa? Si ripara! Brava, belle mamma, ripara! Me lo prometti? Te lo prometto, mamma! Ma tu sei capace? A zuppa e latte! Non è capace. Signora! Oh, buongiorno, come signor Luigi! Va bene, ma è sempre un piacere vedervi, siete uno splendore in questa vita! E Tommasino come va? Ha trovato lavoro? Fa troppo freddo! La voglia proprio! Tanto è vero che siccome che a casa si è rotta la caldaia a gas, no? Allora io ho pensato di fargli fare qualcosa, perché a casa fa freddo. Ma che dico freddo? Freddo freddo! E allora gli ho detto di aggiustare la caldaia e lui adesso... A Tommasino? Quindi Tommasino sta armeggiando la caldaia? Sì. Signora, non si fanno queste cose! È un momento! Presto. Sì, sto... Lo prendo! Sì. Mi faccia passare! Non si toccano queste cose! No, ecco fatto! E per fortuna non è successo niente! Allora, signora, adesso mi stia a sentire seriamente, per gentilezza. Le mani sulla caldaia a gas non deve metterle nessuno, anche se è una persona competente. Va fatta a norma di legge la manutenzione tutti gli anni. Deve farlo una ditta specializzata e soprattutto autorizzata. Lo sa che con il gas bisogna andarci piano? Grazie. Certo che fa veramente freddo qua dentro. Non è che le ha avanzato un po' di zuppa di latte? Calda, calda, calda. No! Pure lei!
Allora, qua Tommasino non era proprio adeguato, diciamo, nel suo ruolo. Allora, comandante, cosa bisogna fare in questo caso? Mi accennava a un libretto di impianto? Eh sì, per noi utenti, ogni libretto, ogni caldaia deve avere un libretto di impianto. Questo libretto di impianto deve accompagnare nella vita la caldaia e deve essere compilato da chi? Dall'installatore qualificato che ha installato. Però, come dicevo prima, è indispensabile che l'impianto sia controllato almeno una volta l'anno da un manutentore che registrerà tutte le anomalie e le correzioni che sono state fatte sull'impianto. Lo stesso installatore cosa farà? Verificherà tutte le condizioni di sicurezza della caldaia. Quindi cosa vuol dire? Che avremo un impianto più efficace, più sicuro nel corso degli anni. Mi accennava prima al controllo della temperatura dei fumi almeno una volta all'anno. Questo della temperatura dei fumi è anche un indice di buon funzionamento dell'impianto e ha anche delle ragioni di tipo ambientali, ma anche di risparmio, perché un impianto che butta calore all'esterno vuol dire che butta soldi all'esterno, quindi subito un po' di attenzione alle tasche si ridurrà anche la bolletta nel momento in cui del gas, nel momento in cui un installatore trova delle anomalie sulle temperature. Ci sono delle perdite magari che vuol dire che ci sono delle anomalie e quindi va regolata l'impianto, quindi avremo dei benefici anche oltre che sulla sicurezza anche sul portafoglio, ecco, in questo più caso. Sicuri anche nelle nostre tasche, che non guasta mai. Allora, guardiamoci il terzo video, quindi il terzo consiglio. Sicuro gas. Buonasera, sono passato fuori casa vostra adesso. Solitamente, insomma, la vostra presenza nel condominio è sempre abbastanza tangibile. Per non sentire più nulla, qualcosa deve essere successo. Perché abbiamo chiuso il buco? Il buco dall'aerazione. E me lo dice anche. Certo che e allora ne è cosciente. Ma non si chiude il buco dell'aerazione. Ma lo sapete che una buona parte degli incidenti mortali, e dico mortali, dovuti al gas, sono proprio da addebitare alla mancata aerazione o parziale o totale dei locali. Quel buco deve rimanere aperto per far sfogare il gas. Volete morire asfissiati? È stata lei. Sei stata tu, mamma. No, sei stata tu. Adesso non urliamo, manteniamo la calma. Per gentilezza fatemi vedere che cosa è successo. Va bene, si accomodi, se proprio dobbiamo. Posso? Sì, prego. Grazie. È inevitabile, è un vigile del fuoco. Bel tipo giovanile. Sarà sposato? Ma che mi vuoi sapere tu che è sposato? No, via. Dal foro dell'aerazione entra ossigeno, la vita. Non chiudetelo per nessun motivo. Bene, protagonista di questo video era la boccuccia, come si chiama, bocchetta di aerazione. Allora, sì. Comandante, cosa non fare? Non mai costruire chiuderla, ovviamente mai la chiuderla, boccuccia. Perché da lì entra l'aria necessaria per la combustione degli impianti, non solo della caldaia, ma anche dei fornelli del gas. Quindi è quell'ossigeno che viene bruciato poi dai fornelli del gas o dalla caldaia se è di tipo atmosferico, quindi che brucia l'aria del nostro ambiente. Poi ci viene mal di testa. Sì, sono dei segni di cattiva, di consumo dell'ossigeno, quindi è indispensabile lasciarla sempre efficiente. C'è da dire anche un altro beneficio di lasciare aperta una bocchetta di reazione, che sono due, ricordiamolo, è quello di evitare patologie come le muffe, delle condense dei vapori del cucinato, quindi abbiamo sia la sicurezza dal punto di vista del gas, ma anche evitiamo dei cattivi effetti dei vapori sui muri, le condense e quelle che muffe. Fanno le muffe, sì. Quindi ha due scopi, principalmente proprio del gas, la sicurezza del gas, ma quindi la nostra salute, un altro effetto quella della casa. Anche della casa, una casa troppo sigillata è una casa malsana. Sì, infatti c'è quell'odore stantio. Sono case malsane che hanno bisogno di uno scambio anche verso l'esterno e di un ingresso di aria fresca. Benissimo, allora ci possiamo guardare il quarto video e poi lo commentiamo.
Sicuro Gas. Mamma, almeno lascia stare i piatti. Pensa solo a mettere il letto bene. Una coppia di sposi novelli. Una nonna dall'olfatto debole. Sta per compiere un gesto che potrebbe essere fatale. Il piccolo principe cominciò con una risata che mi irritò. Oddio, sento puzza di gas. L'appartamento è ormai pieno di gas. Sarebbe bastata la scintilla dell'interruttore della luce per farlo esplodere insieme con buona parte dello stabile. Esistono ormai da tempo nuovi modelli di fornelli che impediscono la fuoriuscita accidentale del gas. Usateli! Ma quale puzza di gas? Qui fa solo freddo. La nonna ha fatto un errore che poteva costare molto caro, ma la nostra giovane coppia ne ha compiuto uno ancora più imperdonabile. Ha usato la leggerezza nei confronti di un elemento amico che, trattato male, non perdona. Ecco, abbiamo visto questo elemento amico, il gas, che davvero ha bisogno di attenzioni, perché questo, mi diceva il comandante, è uno degli incidenti più tipici. Sì, cioè sì. Accidentalmente si gira la manopola magari del gas e si disperde ovviamente nell'ambiente e a volte ci si accorge di questa cosa troppo tardi. Sì, il consiglio oggi, dal filmato emerge una strategia di prevenzione e di protezione. Noi come Vigili del Fuoco concentriamo la nostra attenzione moltissimo sulla prevenzione. Non si può commercializzare oggi in Italia prodotti che non hanno la marcatura CE, quindi in questo caso non hanno dei dispositivi che intercettano il flusso del gas nel momento in cui si spegne la fiamma. Il consiglio, diciamo, disinteressato e che sporge spontaneo da un vigile del fuoco è quello di, specie se ci sono persone anziane, di sostituire gli impianti vecchi con impianti nuovi dotati di questo dispositivo di sicurezza. Per quanto riguarda il consiglio di protezione, cioè di non accendere luci o fiamme, è valido più per i giovani o per chi entra in un ambiente dove sente la puzza del gas, tra virgolette la puzza, perché è un odorizzante. Sì, la puzza è un dispositivo di sicurezza che viene inserito all'interno del gas metano o GPL affinché chi la sente, sente il pericolo, percepisce il pericolo, altrimenti il gas non ha odori. Quindi, è davvero è già ingegnato l'odore l'odore del gas è un sistema di protezione per avvisarti, guarda che c'è una fuga di gas. Questo non lo sapevo, pensavo fosse un odore strutturale. È aggiunto proprio per legge in tutti gli impianti, in tutte le reti di distribuzione. Ti dà una prima allerta. Sì, perché è capitato anche a me di rientrare in casa sentire l'odore di gas. E l'odore è l'avvisata del pericolo, è un campanello di allarme. Ho chiuso subito la manopola del gas. Le regole sono di assolutamente non utilizzare impianti elettrici, chiudere immediatamente il gas, aprire le finestre, ventilare, portare soccorso alle persone eventualmente coinvolte, chiamando il 118 per il soccorso sanitario. Comandante, sono richiesti molti interventi ai Vigili del Fuoco? Sì, questo è uno degli interventi più frequenti, specie dove, mi spiace dirlo, dove ci sono persone anziane. Chiaramente, o persone, la soglia di attenzione. Diciamo, o dove ci sono persone disattente. Quindi, ribadisco il consiglio, è dotiamo le nostre cucine di dispositivi di sicurezza che intercettano il flusso del gas una volta che si spegne la fiamma. Va bene, ci guardiamo prima dei due minutini di pubblicità un altro video, quindi un altro consiglio. Sicuro Gas. Che hai fatto in questi due giorni? Niente. Supercalifragilisticexpialidocioso. Dai, forza. La canna fumaria è intasata per mancata manutenzione. E
gas di scarico della caldaia rientrano in casa sotto forma di ossido di carbonio. 20 minuti e le due donne saranno morte. In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene. Si è intasata la canna fumaria. Una tragedia. C'è nell'aria. Oh, che bel problemino. Ci vorrebbe uno spazzacamin, ma sarà meglio chiamare il solito amico fidato. Signore! Signora! Sveglia! 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 Su, forza! Mi risponda, forza! Ah, apra gli occhi! Dica qualcosa! Come si chiama? Mi dica! Forza, apra gli occhi! Apra gli occhi! Guardi, mi guardi! Mi guardi? Mi guardi? Ecco, parlatevi, parlatevi! Dov'è? Eccola. Eccola qua. Miei cari signori, avete rischiato di brutto. Potevate morire, sapete? Questo vuol dire che quando fate la manutenzione della caldaia, voi non chiamate una ditta qualificata. E ci credo che la sua allieva, e anche lei, cara maestra, non riuscivate a dire supercalifragilisticespiralidoso. Se lo tratti male avrà un effetto spaventoso. Se lo usi bene è un amico strepitoso. Supercalifragilisticespiralidoso. Ma che mi fate fare? A perdere tempo qua, io devo fare cose serie, ho da fare io. Mi fanno cacciare queste. Supercalifragilisticespiralidoso. Ecco, abbiamo visto un altro video davvero interessante perché il comandante mi stava raccontando di incidenti, purtroppo anche mortali, a cui lui ha assistito. Mi ricordava prima, insomma, di una ragazza, ecco, che purtroppo ha perso la vita proprio per un incidente così. Quindi sono consigli fondamentali, vogliamo ricordarlo, non sono solo ipotesi così o così, ingigantire delle cose così, per dare un po' di allerta alle persone, sono assolutamente accorgimenti fondamentali. Qui, comandante, cosa diceva a proposito di questo video? A proposito di questo video emerge la necessità, specie per gli impianti vecchi, prima di attivarli a inizio stagione invernale, chiamare i nostri amici manutentori, che però siano riconosciuti e qualificati, in modo che controllino le caldaie, perché ci può essere anche un esempio banale che dice dell'ostruzione delle caldaie. L'esempio banale è: gli uccelli fanno il nido nella canna fumaria, i fumi non riescono più a uscire, rientrano dentro e provocano, per effetto del monossido di carbonio e altri gas che sono presenti, la morte delle persone. Quindi da assolutamente non sottovalutare il problema. Il punto risolutore del problema è la manutenzione, e se gli impianti ormai sono obsoleti è necessario sostituirli, come sostituiamo un'autovettura una volta che non ce la fa più. Allo stesso modo va cambiato un impianto che diventa vecchio con diverse decine di anni di utilizzo. Quindi il consiglio è: perché questo della sostituzione? Perché i nuovi impianti hanno dispositivi elettronici di blocco del flusso del gas nel momento che si ostruisce anche la canna fumaria. Ecco, però chi ancora ha un buon impianto, anche se è vecchio, può risolvere la problematica chiamando i manutentori. Quindi evitare il fai da te, sì, e una manutenzione accurata. Sempre evitare il fai da te, perché ognuno di noi non ha le competenze, ma chiamo anch'io i manutentori a casa mia, ecco, non bisogna invadere, anche perché sono competenze attribuite dalla legge a queste persone. Bene, quindi rispettare anche le normative, sì, vigenti. Ci sono anche delle sanzioni, bisogna farlo non per paura delle sanzioni, prima di tutto per la sicurezza propria e personale della propria famiglia e del proprio edificio. Senso di responsabilità. Ma anche bisogna ricordare che sono problematiche regolamentate dalle leggi e ci sono delle sanzioni abbastanza importanti per chi non le assolve. Benissimo, è una puntata davvero utilissima, ecco, sono consigli veramente importanti, quindi sono felice di averla con noi anche nella seconda parte del programma. Abbiamo altri 4 video e quindi penderemo così dalle labbra dei suoi consigli. Amici, un paio di minuti come di consueto di pubblicità e poi torniamo in compagnia dell'ingegner Giuseppe Lo Moro per parlare di sicurezza con il gas. A tra poco.
amici, bentornati in diretta a Chiacchiere Caffè. Stiamo sempre parlando di gas e sicurezza nelle nostre case in particolare. Allora abbiamo sempre il nostro ospite, ingegner Giuseppe Lomoro, comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo, già comandante di Belluno e Piacenza. L'ingegnere sta commentando per noi e con noi dei video molto interessanti, promossi appunto in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Allora proseguiamo a vedere questi video, e lanciamo il primo e ritorniamo a commentare il tutto con Giuseppe Lomoro. Sicuro gas. Valentina, mia figlia, ti ricordi quando sei sposata? Ti ricordi quanto hai mangiato? Che faccio, taglio? Una vita alla grande, bellissima. Il primo anno si sono fatti un viaggio alle Mauritius strepitoso. Il secondo anno hanno avuto Letizia. Cuore di nonno. Cuore di nonno. Il terzo anno si sono comprati la casa. Il quarto anno si sono comprati la macchina. Che faccio, taglio? Taglio. Tutto bellissimo, tutto in crescendo meraviglioso. Il quinto anno hanno avuto la crisi. La crisi del quinto anno. Crisi, dal greco. Crisi economica, crisi finanziaria, crisi mondiale, crisi del settimo anno. Ma quale crisi del quinto anno? La crisi è del settimo anno. Che vai dicendo, la crisi del quinto anno? La crisi del quinto anno è terribile. Non esiste. È pericolosissima. E te la spiego io, che sono il tuo superiore, la crisi del quinto anno. Quei due sciagurati non avevano cambiato il tubo del gas. Ogni quanto si cambia il tubo del gas? Il tubo di gomma che va dal rubinetto del gas ai fornelli del piano cottura ha una scadenza di 5 anni. E quanto è importante la manutenzione? Importantissima, è vitale. La data è chiaramente segnata sul tubo. Controllatela spesso. E io ci sono andato a salvarli. Ricordate che il rischio è enorme e che l'occhio nudo non vede le micro lacerazioni che avvengono all'interno del tubo. E il tuo è scaduto. Che faccio? Taglio? No, è freschissimo, taglio io. Bene, allora, Giuseppe, in questo caso parliamo dei tubi di gomma. Ogni quanto vanno cambiati? L'ha detto il nostro amico ogni 5 anni. Caposquadra, ecco. Ogni 5 anni. Attenzione che questo del tubo è una nota dolente, perché spesso ci dimentichiamo del tubo che è dietro e abbiamo un tubo di 7 anni, 8 anni, verifichiamo e li troviamo in condizioni spesso disastrose, prossimi alla rottura o già rotti con la fuga del gas. C'è da dire un altro concetto che non è emerso da questo filmato. Se la nostra cucina non è di tipo rimovibile, quindi la cucina è di tipo fisso, non possiamo mettere questi tubi di gomma, perché uno, non riusciamo a controllarli, a sfilarli, dobbiamo chiamare il falegname. Ma la legge, proprio per tener conto di queste situazioni, dice che dobbiamo mettere dei tubi metallici estensibili, quindi un tubo metallico che si compra una volta per tutte e si inserisce al posto di questo del tubo di gomma. Quindi bisogna già pensarci quando si va a comprare una cucina. Nel momento in cui io compro la cucina nuova per la casa o la sto sistemando, non posso fare il collegamento col fai da te. Devo chiamare necessariamente un idraulico che inserisce il tubo giusto e quindi mi rilascia la dichiarazione di conformità di aver fatto un buon lavoro nel rispetto delle norme. Se è di gomma, ricordiamoci, ogni 5 anni. Se è metallico, faccio una spesa una volta per tutte e rimane quello lì. Sempre che periodicamente devo fare dei controlli. Certo, grande. Perché il controllo ci salva sempre. Ecco, bene, salva proprio la vita. Allora, ricordo che c'è anche un bellissimo opuscolo scaricabile dal sito dei Vigili del Fuoco, che è www.vigilfuoco.it. L'opuscolo si chiama Sicuro Gas ed è promosso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, cito anche, in collaborazione con Assogas Liquidi e Comitato Italiano Gas. Quindi fortemente impegnato. Sì. Ecco, vediamo di nuovo le immagini dell'opuscolo che abbiamo trasmesso nella prima parte del programma. Questo è un vademecum, sì, con delle regole fondamentali, perché non è che tutti ogni giorno si possono guardare questi video. Se noi le guardiamo sono delle norme molto elementari, certo. Non bloccare le aperture di ariazione, fai il controllo del tubo ogni 5 anni,
Il problema è conoscerle e poi ricordarsele. Bene, quindi basta collegarsi al sito dei Vigili del Fuoco, scaricare l'opuscolo e davvero ci si può sentire più tranquilli, perché l'informazione in molti casi salva la vita. Allora, vediamo il secondo video della seconda parte del programma e lo commentiamo di nuovo con Giuseppe Lo Moro. Sicuro Gas. Capo. No. No, t'ho detto, c'ho la bionda stasera, cioè non farti proprio vedere. Il giradischi, le luci rosse, poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Eccoti qua, finalmente. Wow, barbecue. Barbecue stasera per te. Un po' di pane? Mangiamo? So take my life. Oddio. È perché è la doppia vacca. Che? È finita, sai. Come? Le cose finiscono e questa è finita. Sai che rimane sempre in fondo un po' di gas e tu giri la bombola? Ma che giro la bomba? Ma che dici? Qui dentro il gas è all'80% in stato liquido e al 20% in forma gassosa. Se non la capolgo, il GPL è liquido, va giù, passa attraverso il tubo. Qua invece di arrivare in stato gassoso, arriva in forma liquida, fa una fiammata che ci brucia. Ci potremmo fare male. Potrebbe essere pericoloso. Ma dai, giriamola, lo fanno tutti. No! Ci sono delle scene che si sono trasformate in tragedie. Io non vorrei adesso, proprio stasera, la prima volta che ci vediamo. Ma come? Ma sei in difficoltà? Sto in difficoltà, sì. Questa pazza vuole farmi capovolgere la bombola. Sì, così fa del barbecue umano. Gliel'ho detto, infatti. Non l'abbiamo mangiato, è rimasta digiuna, poverina. Sono il tuo superiore, dammi una mano a farglielo capire. Ci penso io. Cara, ti presento un mio caro e vecchio amico. Ah, un amico in divisa. Un barbecue nelle vicinanze? Un barbecue, ma a casa mia, il migliore della città. Venga, venga. Scusa, la carne ce l'abbiamo. Questa te la fai in padella. Andiamo? Capovolgiamo tutto quello che vogliamo, punti di vista o il mondo stesso, ma non la bombola del gas. Stavamo sorridendo perché sono video davvero molto simpatici. Poi mi diceva l'ingegnere Lo Moro che i pompieri spesso vanno così. Aiutano gli amici. Aiutano gli amici, portandosi via le bionde, va bene, ma insomma questa era una gag. Allora, come ha detto bene questo video, mai capovolgere le bombole. Sì, perché... Capovolgete qualunque cosa, ma non le bombole. Le bombole, il gas dentro ha due fasi. La fase liquida e la fase gassosa. Però la fase liquida, nel momento in cui si espande, si trasforma in un litro di gas liquido in 273 litri di gas vapore. Quindi uscirebbe un'energia enorme. Come da una quel bomba, fornello. Un'energia enorme che potrebbe provocare incendi disastrosi. Quindi mai capovolgere le bombe. Tenendo presente che... una bombola vuota è anche più pericolosa di una bombola piena. Quindi il consiglio per gestire questo nostro amico gas è di trattarlo con prudenza, non avvicinare la bombola a fonti di calore, non capovolgerla, fare le sostituzioni dei tubi con personale qualificato. Se ci sono eventuali odori, perché come abbiamo detto prima il gas ha l'odorizzante, non fare mai, perché è tipico di qualche sprovveduto, fare i controlli delle fughe gas con dei fiammiferi, ma con acqua e sapone, dove ci sono le bollicine, vuol dire che c'è la fuoriuscita. Quindi questi sono dei consigli banali, ma molto utili per quanto riguarda questo. Bisogna ricordare che c'è un'altra famiglia di gas che è molto diffuso nella nostra città, nelle nostre città, è quello del metano, oltre il GPL. Qual è la differenza tra il metano allora, e il GPL? Il GPL è un gas liquido che per ragioni commerciali di trasporto viene compresso e liquefatto, e quindi in un piccolo contenitore abbiamo una grande quantità di gas. Che è quello usato anche per le macchine. Anche. Ha una caratteristica, è più pesante dell'aria, quindi eventuali fughe si stratificano in basso.
mentre il metano è quello delle nostre reti fisse di distribuzione delle nostre società del gas, che ce lo portano in consegna fino al nostro contatore. E la caratteristica del metano è che è un gas leggero e quindi va in aria. Quindi il GPL si stratifica eventualmente e quindi ci sono le bocchette di aerazione a terra, mentre il gas metano va in aria e quindi le bocchette sono presenze che possono esserci nella parte alta degli edifici. Un'altra domanda, quante bombole si possono tenere in casa? In casa io consiglierei, anche se consentito in determinate maniere, non tenerne. Io consiglierei tenerle in apposito alloggiamento sul poggiolo all'esterno dell'edificio, facendo un apposito attraversamento del muro. Anche se è possibile tenerne una per particolari cucine, però certificate dal produttore per quel tipo di uso. La gestione delle bombole è una cosa estremamente delicata, vanno gestite in maniera corretta, fatte prelevare dalla ditta fornitrice e mai tenere grossi numeri nelle proprie case. E invece in cantina, per esempio nei box assolutamente auto? Assolutamente non possono essere custodite. Quello è proprio vietato. Sotto il livello del terreno non può essere utilizzato il GPL, perché come dicevamo prima è un gas pesante che rimane giù, quindi non può andare via. Quindi nelle scantinati, taverne, nei piani interrati il GPL non può essere detenuto. Deve essere utilizzato fuori dal piano campagna e la bombola, quella che è utilizzata nell'apposito alloggiamento, realizzata da un'impresa qualificata e gestita da un installatore qualificato nel momento che c'è il cambio della bombola. Mai il fai da te. Mai fai da te, quindi mai comunque bombole in cantina o vicino, in prossimità di auto. Va bene, regole fondamentali. Ci guardiamo un altro video e poi siamo sempre qui con l'ingegnere. Sicuro gas. Utilizzate solo apparecchiature a gas con marcatura CE. Leggete sempre attentamente il manuale di istruzione d'uso delle apparecchiature a gas. Fate effettuare le installazioni, le riparazioni e le eventuali modifiche all'impianto a gas solo da personale specializzato e richiedetene sempre la dichiarazione di conformità. Piani cottura come questo andrebbero sostituiti perché non hanno la termocoppia, un piccolo dispositivo di sicurezza che salva letteralmente la vita, capace di arrestare immediatamente l'erogazione del gas nel caso in cui la fiamma si spenga per cause accidentali. Verificate la scadenza del tubo flessibile che porta il gas ai piani di cottura. Dura solo 5 anni. Per una corretta ventilazione verificate sempre che le prese d'aria siano pulite e libere da ingombri. Non ostruitele per nessun motivo per consentire la fuoriuscita dei prodotti della combustione. Fate sottoporre la caldaia a manutenzione sempre alle scadenze previste e preferibilmente prima dell'inizio della stagione fredda. Verificate periodicamente l'efficienza della canna fumaria. La sua ostruzione può essere causa di morte. Se avvertite odore di gas, arrestatene immediatamente l'erogazione, o chiudendo la valvola in caso di bombola GPL, o chiudendo il rubinetto del gas. Dopo ogni utilizzo delle apparecchiature a gas, ricordatevi di chiudere la valvola o il rubinetto, ma senza forzarli. Bene, questo video proponeva una sintesi un po' di tutti i consigli che ci stava dando, vero comandante? Sì, ora a sintesi di questo discorso che riguarda questa macchina che è nelle nostre abitazioni, emerge un concetto fondamentale. La macchina deve essere a posto, come quando compro un'autovettura deve essere a posto. Ma poi l'autista dell'autovettura deve essere cosciente che deve fare i tagliandi periodici. Un'autovettura che non ha i tagliandi si ferma. Un impianto termico, una cucina, una stufa a gas, metano, GPL, che non ha i suoi controlli, provoca gravi problemi. Quindi il punto chiave è, in partenza la macchina deve essere buona, deve essere certificata, sia dal produttore che ce la fornisce, deve avere la marcatura CE, deve avere le sue certificazioni, deve essere messa in opera da installatori qualificati che devono certificare l'attrezzatura. Ma l'altro punto fondamentale è, nel corso degli anni,
la macchina deve essere controllata. Da chi? Dai nostri controllori, che sono gli installatori qualificati, che rilasceranno un apposito documento che verrà inserito nel libretto di impianto se si tratta di una caldaia, e le altre utenze gas dell'abitazione. Bene, un'attenta manutenzione. E poi qui leggo dall'opuscolo che abbiamo detto scaricabile dal sito dei Vigili del Fuoco alcuni requisiti essenziali per la sicurezza. Li cito in sintesi. I principali: ventilazione, abbiamo detto, e aereazione, sì, del locale, evacuazione prodotti della combustione, sì, dispositivi di sorveglianza di fiamma, tenuta degli impianti e rivelatori di gas. Queste sono un po', sì, le sei regole fondamentali per la sicurezza. Sono dei punti importanti che ci danno un prodotto alla fine sicuro, che può essere guidato tranquillamente, che possiamo dire di avere in casa un amico che ci dà una mano. Bravo, per quello abbiamo chiamato nel titolino amico gas. Immaginiamo le nostre abitazioni senza energia elettrica o senza un gas energetico che ci dà l'energia e il calore per poter cucinare o per poter riscaldarci d'inverno. Non è concepibile oggi. No. Quindi la qualità della vita senza il gas sarebbe o senza minima energia elettrica. Quindi le nostre energie che abbiamo in casa, l'energia elettrica o l'energia che viene dal gas, deve essere gestita bene per avere gli effetti positivi e benefici per cui li utilizziamo. Bene, abbiamo un ultimo video, credo, che chiedo alla regia di mandare in onda, così facciamo un po' il punto anche su questo. Sicuro gas. Quali sono le regole fondamentali per un corretto e sicuro utilizzo del gas? Innanzitutto, la prevenzione ha un consigliere di base, il buon senso. La bombola va usata come si deve, senza improvvisazioni azzardate. Cominciamo quindi in senso logico con l'installazione. Le bombole si installano seguendo le indicazioni fornite dal rivenditore autorizzato. Per la verifica della corretta installazione si utilizza solo acqua saponata. Versatela sopra la valvola. Se il collegamento produce delle bolle d'aria, chiudete immediatamente la valvola, scollegate la bombola e richiedete l'intervento dell'installatore autorizzato. In ogni caso, non accostate mai fiamme alla bombola per verificare la presenza di perdite. Altrettanta cautela va usata nelle fasi di trasporto, prendendo sempre solo una bombola alla volta. In questo modo sarà più facile maneggiarle con cura ed evitare danni dovuti ad urti o cadute che ne potrebbero ridurre la sicurezza. Sicurezza che si perde totalmente se si usano cucine o fornelli alimentate da GPL nei locali al di sotto del livello stradale, come garage o cantina. In caso di fuoriuscita accidentale, il GPL si deposita verso il basso perché il suo peso è superiore a quello dell'aria. Ristagnando sul fondo del locale non potrebbe più uscirne. In questo caso la tragedia sarebbe sempre in agguato. Un discorso a parte merita il tubo flessibile che porta il gas ai piani di cottura. Le microlesioni non sono visibili ad occhio nudo e questo potrebbe portare conseguenze letali per tanta gente. Controllate quindi periodicamente la scadenza del tubo del gas, che dura solo 5 anni. Le bombole non vanno mai riscaldate, non bisogna mai avvicinarle a fonti di calore o fiamme, è logico. Le bombole non vanno mai capovolte per nessuna ragione, né tantomeno tenute in posizione orizzontale. Altrettanto le bombole vanno usate solo in locali ben areati che consentano il ricambio d'aria. Una cosa da evitare assolutamente è di conservare le bombole dentro casa, piene o usate che siano, specialmente in garage, cantine o sottoscala. Le bombole che si tengono in casa devono essere esclusivamente collegate agli apparecchi a cui servono. Non disperdete le bombole nell'ambiente. Vanno restituite sempre al distributore autorizzato. Le bombole di GPL vanno acquistate esclusivamente dai rivenditori autorizzati, che ne garantiscono il giusto riempimento all'80%. Quindi la legge tassativamente vieta di ricaricare le bombole di GPL presso i distributori stradali. Bene, credo che abbiamo finito i video, complimenti perché sono davvero divertenti e
molto utili dal punto di vista, insomma, dei contenuti informativi. Allora, su quest'ultimo video cosa mi stava dicendo, comandante? Ma questo ultimo video non fa altro che il riassunto di quello che è, ribadisce che c'è, una volta che uno sa le cose, il concetto del buon senso. Ogni cosa va gestita col buon senso, pensando che può avere degli effetti positivi e degli effetti negativi. Quindi noi dobbiamo necessariamente gestire nel rispetto delle regole e del buon senso queste situazioni. Lei è molto rassicurante, tra l'altro so che era intervenuto a suo tempo anche qui per la messa in sicurezza della sede di Telechiara. Ma sì, anche quindi questa è una chicca, mi sento ulteriormente rassicurato. Io ho avuto un'attività di quasi 11 anni nel comando di Padova come funzionario, e tra le svariate attività che ho controllato c'è anche Telechiara, con grande piacere mio. C'è da dire che sicuri. È un compito istituzionale anche quello dei Vigili del Fuoco effettuare che cosa? L'esame dei progetti di tutte le nuove attività che sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tra cui annovero le scuole, gli ospedali, teatri, oltre che tutte le industrie e gli impianti pericolosi. E questo è anche un'attività preventiva nei progetti di approvazione. E una volta che sono realizzati questi lavori, questi progetti, prima dell'inizio delle attività, devono avere un sopralluogo da parte di un funzionario dei Vigili del Fuoco che verifica il rispetto del progetto approvato e delle norme di sicurezza. Quindi possiamo dire che Telechiara è sicura? No, quello dipende dalla gestione, come dicevo prima, è sempre l'autista che anche noi dobbiamo fare una sana manutenzione. Ecco, le persone devono fare la manutenzione e gestire bene le attività, gestire bene, perché non solo la macchina deve essere a posto, ma l'autista deve sapere guidare bene la macchina. Questa metafora è una metafora che rende bene l'idea che, ed è una volontà dell'Unione Europea, dello Stato italiano, quello di spostare l'attenzione anche sulle persone, perché le persone, per poter non sbagliare, devono sapere. Quindi ecco, voi che state facendo dal canto vostro una grandissima campagna informativa. C'è una campagna di informazione del Ministero dell'Interno e quindi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la sicurezza in genere nei posti di lavoro e anche nelle attività ordinarie di vita, quali sono le abitazioni. Bene, ricordo, perché siamo ormai in chiusura, il comportamento in casi di emergenza, in estrema sintesi. Se si individua una perdita di gas, ci si deve comportare in uno dei seguenti modi, in base all'opuscolo scaricabile dal sito. Se si tratta di una perdita all'impianto di utilizzazione, chiudere la valvola di prelievo del gas sul serbatoio e chiamare l'installatore che ha realizzato l'impianto, prima regola. Se si tratta di una perdita di lieve entità dal serbatoio o dall'impianto di erogazione, chiedere l'intervento di personale qualificato, questo l'abbiamo detto. Se si tratta di una fuga consistente, disattivare l'utilizzatore chiudendo tutte le valvole e i rubinetti dell'impianto, curare che nessuno si avvicini al punto di fuga, lasciare che il gas fuoriesca fino ad esaurimento senza tentare interventi ed evitare di creare condizioni di innesco, chiedere l'intervento urgente di personale qualificato e in caso di necessità chiamare i Vigili del Fuoco. Come estrema ratio, 115 è il numero istituzionale dei Vigili del Fuoco. Sì. Non direi neanche estrema ratio, se ci sono persone in difficoltà che percepiscono un problema reale, il 115 è un numero a disposizione per portare soccorso a chiunque. Quindi il consiglio è, se è un problema banale, roba del genere, si provvede, ma se il problema è importante, se il problema è non gestibile dalla persona che lo ha, deve necessariamente fare un numero semplice che è 115 e avrà immediatamente una risposta dei nostri operatori, certo. I nostri vigili che come angeli custodi voi sono competenti in merito e provvederanno anche loro a allertare le società del gas, del metano o le altre società che sono distributrici di altri gas come il GPL o altro.
Ma un primo intervento di emergenza possono pure farlo i vigili del fuoco, ma di emergenza, ecco, lo sì, sottolineo. In quel senso dicevo di estrema razio, insomma. La manutenzione ordinaria è degli installatori. Ecco. Poi se si avverte comunque una sensazione di pericolo, di emergenza, allora di pericolo, i vigili del fuoco, quanto niente, esatto, daranno dei consigli utili tramite i nostri operatori che sono dall'altro lato. Quindi se uno va, chiamiamo tra virgolette, in pallone perché ha una fuga di gas, l'operatore rammenterà alla persona le procedure di emergenza che devono essere effettuate. Effettivamente in quei momenti a volte alcuni possono, un po' come ha detto lei, andare nel pallone, perdere la calma, la lucidità, La definizione di pallone può essere per la persona non informata. Noi dobbiamo batterci sia i mezzi di comunicazione sia i vigili del fuoco per informare le persone, perché se le persone sono informate sono padrone della situazione, chiudono immediatamente l'energia elettrica, staccano l'energia elettrica e chiudono il gas. E quindi questo è banalissimo, però tante persone che non lo sanno vanno in crisi proprio perché non sanno. Il nostro compito è informare le persone sulle procedure. Bene, speriamo di averlo fatto, di aver dato oggi il nostro piccolo contributo, ma significativo. Vi ringrazio dell'opportunità che avete voluto dare ai nostri cittadini e anche a noi Vigili del Fuoco di poter la nostra in questo È settore. Stato un piacere, ricordiamo, comandante, in chiusura il sito dei Vigili del Fuoco, www.vigilfuoco.it, dove è scaricabile anche l'opuscolo che abbiamo utilizzato oggi per questa puntata insieme ai bellissimi video, ancora complimenti perché sono simpatici insieme informativi. La ringrazio di essere stato con noi e ripeto, l'aspetterò come ospite in altre puntate per fare sempre una sana informazione. Grazie a lei. Arrivederci, amici, salutiamo il comandante Giuseppe Lo Moro e io vi aspetto, se lo vorrete, domani dalle 11 alle 12 a Chiacchiere Caffè. Ciao, grazie, a domani. Everybody